Svapers, se bentornati all'angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise, che quest'oggi è tornato con una recensione. Signori miei, recensione di un atomizzatore che avevo già portato sul canale, ma non importa, lo andiamo a rivedere meglio, con qualità leggermente maggiore e anche più da vicino nello specifico. Andiamo a parlare dello Tsunami 24 della Geek Vape. E ora andiamo a vederlo da vicino. Vi premetto che all'interno della scatola non ci sarà tutto, per il semplice motivo che, come ripeto, ce l'ho da un bel po' di tempo e quindi non c'è tutto all'interno. E in più vi dico anche che ho avuto un problema con questo atomizzatore che non si chiude più. Non capisco il perché, probabilmente col caldo e col freddo il metallo si è dilatato, come le guarnizioni che dovrò andare a cambiare. Purtroppo non le trovo, ma il negozio sono pieno e proverò a cambiarle e sono sicuro che tornerà a chiudersi senza problemi. Avviciniamo la fotocamera e andiamo a vederlo più nel dettaglio. Ok ragazzi, ecco qui la scatola dello Tsunami 24, andiamo ad aprirla. Allora, all'interno abbiamo ovviamente l'atomizzatore Total Black, vedete che purtroppo rimane un po' aperto, prese dell'aria sotto in stile Kennedy. Ora andiamo a vedere cosa c'è all'interno. All'interno troviamo due tip di ricambio che sono a vite. Vediamo che hanno la filettatura, questo è il primo tip, il secondo ovviamente abbiamo il suo che è sopra. Avremo trovato come sempre all'interno le guarnizioni, le viti di ricambio e successivamente anche la classica chiave che fornisce la Geek Vape. Ora non perdiamo tempo, andiamo a rigenerare l'atomizzatore. In questo caso vado anche a farvi vedere come rigenerarlo, perché è veramente una cosa semplicissima ed imbarazzante. Allora, andiamo a prendere il nostro mini coil master, in questo caso prendo il piccolino perché l'altro devo letteralmente spacchettarlo. Una volta avvitato, vediamo, ci troviamo di fronte uno dei deck, come sempre, più copiati, che è il classico deck Velocity, e abbiamo già due copie incredibili, ossia il deck Velocity e successivamente le prese dell'aria sotto le coil, come ben sapete che a me non piacciono, in stile Kennedy. Andiamo a fare la rigenerazione, che sarà veramente imbarazzante, veramente molto semplice. Andiamo a prendere il filo Clapton Weir, in questo caso io utilizzo il Demon Killer, utilizziamo il 26 più 32 gauge. Andiamo ad arrotolarlo su punta da 3 mm e andremo a fare 5 spire. Vado a farvi vedere anche l'utilizzo, in questo caso tutto della Coil Master, come arrotolare per benvenino il filo per fare le coil veramente in maniera ancora più veloce senza perdere parecchio tempo. Scegliamo il diametro, andiamo a prendere il diametro all'interno della scatola, come abbiamo visto l'altro giorno nella rigenerazione, il numero 30. Successivamente non dobbiamo fare altro che prendere il filo, andare a tagliarlo, estraete dal rocchetto ovviamente due lembi, diciamo, di filo, due diametri di filo simili. Andiamo a estendere il filo, come sempre vi consiglio di tenervi leggermente più lunghi. Ok, abbiamo il primo. Andiamo a tagliare ora il secondo. Una volta tagliati, ovviamente andiamo a riporre il filo al suo posto. Andiamo a prendere il filo, lo inseriamo all'interno del foro. Lo lasciamo un pezzo all'esterno, lo teniamo fermo. Facciamo la prima spira, è l'unica che dovremo fare. Successivamente andiamo a prendere, come abbiamo detto prima, la parte dove c'è scritto 30 e andiamo a inserirla all'interno per poi far fare tutta la macchina, sostanzialmente 1, 2, 3, 4, 5, andiamo a schiacciarlo, e 1, 6. La coil è riuscita perfettamente,
abbiamo le nostre 6 spire e ora andiamo a farla uguale l'altra. Perfetto, anche questa coil andiamo a metterle sull'atomizzatore e quindi a rigenerare il tutto. Ovviamente una volta che abbiamo finito di fare le coil, tenete fuori il diametro perché comunque servirà per posizionare meglio le coil. Andiamo a tagliare, vediamo che comunque le gambette sono parecchio lunghe, io questa la vedo un po' storta, la raddrizzo un po' a mano. Una volta fatto questo andiamo a tagliare un po' le gambette perché sono veramente troppo lunghe. Una la inseriamo ovviamente nella parte bassa e l'altra dalla parte alta. Purtroppo ora devo trovare, non riesco a farvi vedere benissimo la rigenerazione, vado solo a farvela vedere rapidamente, ma ovviamente chiunque possegga un Atom del genere capisce che la rigenerazione è veramente parecchio imbarazzante. Dall'altra parte facciamo la stessa cosa, andiamo a stringere poi le viti e adesso vado a stringere e vado a farvi vedere come dovranno accendersi le coil. Ok ragazzi, andiamo a fare ora l'attivazione assieme, abbiamo ottenuto una resistenza da 0,50 ohm. Andiamo a fare delle attivazioni molto veloci con un wattaggio abbastanza basso. Vediamo che le coil hanno molti hotspot. Andiamo a alzare un po' il wattaggio, scusatemi. Andiamo a sistemarlo con le pinze. Perfetto, ora vediamo che si attivano allo stesso momento, vado a farvi vedere ancora una volta. Ora non dobbiamo fare altro che mettere il cotone, successivamente svapatona finale e chiacchierata su questo dripper. Eccoci tornati, allora andiamo a metterci sopra il cotone, andiamo a dripparci sopra in questo caso il Cherrix. Allora, intanto, poi... dopo la svapatona vado a elencarvi le cose che di questo dripper non mi piacciono. Una cosa sicuramente l'avrete già capita qual è, che non ci vuole un genio a capirla. Successivamente vi elenco anche certe cose e vi faccio un esempio per spiegarvi bene cosa hanno fatto in questo caso i creatori dello tsunami, ossia la Geek Vape. Sbocchiamo la box. Andiamo a alzare un po' il wattaggio. Ok. Mettiamoci ancora un po' di liquido, ora possiamo andare tranquillamente a svapare. Allora ragazzi, che cosa hanno fatto sostanzialmente i creatori dello tsunami? Semplicissimo. Siate sinceri adesso con voi stessi. Quante volte voi a scuola non avevate voglia di portare un compito, una ricerca, o comunque sapevate che su internet potevate trovare la soluzione in breve tempo per sbrigarvela e comunque ottenere un buon voto? Allora, svapiamo e poi vado a farvi, finisco questo esempio. Allora, la roba è buono, non c'è niente di male, anzi è molto buono. Risalta un pochino il salato anche in questo caso, ma ora vado a finirvi l'esempio. Dicevo, quando sapevate che su internet trovavate la soluzione per prendere un buon voto in breve tempo e facevate un bellissimo copia incolla su certi siti. Bene, in questo caso Geek Vape ha fatto la stessa cosa.
ha preso le torrette del Velocity, coppia, incolla, perfetto. Dove mettiamo le prese dell'aria? Non lo so, ha funzionato bene se non sbaglio il Kennedy, perfetto, coppia, incolla ed è uscito lo tsunami. Allora vado a farvi vedere anche perché vi dico questo. L'altezza è praticamente simile, semplicemente lo tsunami ha lo smusso più grande in confronto al Kennedy. Le prese dell'aria sono identiche, le torrette del Velocity sono uguali. Questo cosa vuol dire? Che generalmente, pur di portare un prodotto all'altezza dell'aspettativa con un basso costo, perché mi sembra che con 45 euro lo portate a casa, hanno fatto un grosso copia e incolla tra il Velocity e il Kennedy e l'hanno messo insieme. Sostanzialmente le torrette sono della Velocity, il deck, quindi capienza e comunque prese dell'aria sono copiate dal Kennedy, come per la forma del dripper esternamente. Questo è lo tsunami. Allora, come aroma si prende un 7,5, non è neanche malvagio. Le cose che odio le sapete benissimo, le prese dell'aria sottostanti, che a me non piacciono, che comunque è un mio parere, e poi non mi piace questo grosso copia e incolla che hanno fatto appunto da questi due altri dripper che hanno voluto innovare un pochettino ai tempi e hanno colpito nel segno. In questo caso sarebbe stato più apprezzato qualcos'altro, qualche deck diverso. Ovviamente parlo per i tempi della Geek Vape, questo è uscito un po' di tempo fa, ora la Geek Vape sta facendo dei prodotti molto particolari, molto diversi, sia come rigenerazioni, forme, eccetera, eccetera, però in questo caso per me è stato semplicemente un grosso copia e incolla. Vapore ne fa tantissimo, lo vedete anche voi, con 72 watt genera parecchio vapore. Ripeto, la roba è buona. Il dripper si surriscalda? No, comunque ha un'ottima resistenza al calore. L'alternativa è che adesso è uscito lo Tsunami Pro. Sinceramente non l'ho comprato per il semplice motivo che le torrette sono sempre, che le prese dell'aria sono sempre sottostanti alle coil. La cosa quindi non mi piace, non ho voluto spendere altri 30 euro per uno Tsunami Pro. Vedremo se più avanti mi ispirerà, magari la rigenerazione se è diversa, questo non lo so, non ho guardato più nello specifico. Se mi stupirà proverò a prenderlo, ma in questo caso per me la Geek Vape ha semplicemente fatto un grosso copia e incolla per ottenere un buon prodotto a basso prezzo. La cosa è abbastanza, come dire, il gesto diciamo è sotto un punto di vista ben visto, perché ha detto questi due dripper hanno fatto delle grandi cose, li metti insieme e ci crea lo tsunami, ma dall'altra parte si poteva andare a pensare a qualche deck diverso, magari sempre con le torrette sottostanti, ma con un deck per rigenerare completamente diverso. Ragazzi, che altro dire? Questo era lo tsunami, dall'angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi buona svapata a tutti e non copiate!